Noi vogliamo chiudere questa puntata proponendovi un'interessante iniziativa che riguarda i giovani e la tecnologia. Nasce Taskout, il social network che permette a questi ragazzi di mettere in mostra online le loro qualità calcistiche. Allora lo facciamo con la collaborazione di Giampaolo Confortini e vi lasciamo a questo servizio. Ringraziamo Alessandro Vocalelli Grazie a voi, ciao, per buon essere weekend e stato buona Pasqua a tutti. con noi. E grazie Alessandro, ringraziamo tutti voi anche per essere stati con noi, augurandovi davvero di cuore una buona Pasqua e dandovi appuntamento a sabato prossimo, sempre alle 13:30, sempre su Rai 2 e sempre con Dribbling. Arrivederci e buona Pasqua. Fabio ha 12 anni, fa il centrocampista ed ha avuto l'opportunità di fare un provino con la Ternana. Il biglietto del treno che l'ha portato in Umbria l'ha staccato grazie a Taskout, il social network gratuito, made in Italy, nato pochi mesi fa, verso la fine del 2014. Taskout è la prima community per giovani calciatori di età compresa fra i 7 e i 17 anni, che dà ai propri utenti l'opportunità di condividere il proprio talento senza barriere sociali, geografiche ed economiche e di entrare in contatto diretto con osservatori e settori giovanili prestigiosi. Nell'epoca degli smartphone e dei tablet, anche il calcio sbarca dunque sui social network. Su Taskout ogni utente ha a disposizione un profilo personale grazie al quale può condividere e rendere social la propria carriera calcistica mediante la condivisione di foto, status e video che poi diventano oggetto d'analisi dei settori giovanili e degli osservatori. Un'idea che viene da oltreoceano ed è già un successo. L'idea mi è venuta avendo letto sui giornali e avendo ascoltato dai vari media la storia di Petit, un giovane calciatore brasiliano che all'età di 10 anni è stato osservato tramite i video condivisi dal padre su YouTube da osservatori del Real Madrid. Allora noi ci siamo domandati quanti ragazzi di talento ci sono in tutto il mondo e quanti poi vengono effettivamente notati tramite le metodologie di scouting attuali. E considerando YouTube una piattaforma poco verticale, abbiamo deciso di offrire ai giovani talenti di tutto il mondo una vetrina, ma soprattutto una piattaforma semplice e sicura dove condividere la loro passione e la loro carriera calcistica a 360 gradi. I video sono disponibili già pochi secondi dopo la realizzazione e a breve, grazie ad un apposito motore di ricerca, ogni società potrà filtrare i requisiti di un calciatore in base alle proprie esigenze. Il tutto trattandosi di ragazzi minori all'insegna della tutela e della sicurezza.